Post partita con Gigi Fresco, Gigi, note positive sicuramente il sesto risultato utile consecutivo, sì. Gara difficile però. Sì, una gara difficile perché loro hanno pressato tantissimo tutto il campo, l'hanno giocata bene da quel punto di vista lì, hanno un bravo allenatore, un bravo vice allenatore, e sia Paolo Cannavaro che Rolando Bianchi sono stati anche due grandi calciatori. E si vede una squadra organizzata bene, insomma, che ha fatto tutto quello che doveva fare e ci ha messo in difficoltà. Infatti noi abbiamo cercato di vincere, ma io ho avuto presente tutta la partita che anche il Parigi poteva andare bene. Gigi, l'avevi un po' preventivata, no? La difficoltà di andare a giocare con una squadra come la Pro Vercelli, che veniva da tre sconfitte, che prendeva tanti gol. Ci stava che loro venissero a fare questo tipo di partita. È un punto da non buttare, un punto positivo dopo... No, un punto positivo. Dopo siamo a 18 punti in 13 partite, vuol dire che se andiamo in questa media, in 19 partite finiamo a 27 punti, insomma sarebbe più che buono, dai. Sì, poi alla luce del momento della settimana è un punto da non buttare via. Forse ti è mancato un pelo di traprendenza, avevi giocato comunque bene, però negli ultimi 20 metri ti è mancato quel guizzo. Ma non c'era spazio, loro ti chiudevano, ti montavano sopra, ti aggredivano. Non era semplice vero giocare con loro, lì era il nostro campo, in quel senso lì avvantaggia un po' queste squadre, no? Sì, nella ripresa ti chiedo la spiegazione dei cambi, non pensi di puntare anche magari con... gioco aereo con Juanito, con la fisicità di Pagliuca, forse non siete riusciti neanche troppo a provare a sfruttare. Ma al punto avevamo stanchi, avevamo giocato tutto, Zerpellone rientrava da anche un periodo che era stato fuori, e De Marchi lì, e Fabio Rispoli, le avevamo giocate tutte, abbiamo messo dentro tre giocatori bravi, freschi, abbiamo provato a vedere con loro, insomma, ecco. Loro lamentano mani da questa parte qua, metro forse un po' l'inglese dell'arbitro su alcune situazioni. Allora, secondo me il mani no, invece ho qualche dubbio su quel giocatore che è entrato in area, che ha rallentato e il nostro l'ha toccato, no? Ho qualche dubbio lì, però è anche vero che precedentemente quando c'era De Marchi lanciato in porta e l'arbitro l'ha fermato per andare ad ammonire la parte opposta del campo un fallo precedente, dico che visto che aveva aspettato già 20 secondi, ne aspettava 25 e magari facevamo gol, capito, andavamo, ecco, perciò noi siamo stati sfavoriti lì, secondo me, loro su quel fallo lì voglio vedere, però mi è sembrato che potesse esserci. Detto questo, secondo me l'arbitro ha arbitrato bene comunque. E anche il guardialine è stata una gestione fatta bene un po' da tutti. Se si chiude una settimana positiva, cioè hai vinto una partita che poteva essere difficile, quella con l'Udinese, risolvendola subito. A Trento hai saputo soffrire senza buttarti via nella sofferenza. Oggi magari non hai sofferto, però non hai neanche rischiato, non hai avuto disattenzioni. Comunque è una squadra che anche quando non brilla dimostra di portare a casa quello che le serve. Ma infatti noi dobbiamo sempre portare a casa qualcosa, è il risultato, è la vittoria, è il pareggio, dobbiamo sempre portare a casa qualcosa. No? Ciao Gigi, ti chiedo un po' dei singoli, rientro di Amadio dopo, diciamo, diverso tempo, dal primo minuto. Mi è sembrato bene, mi è sembrato, dai. Anche perché insomma lì non hai proprio un giocatore di ruolo sulla destra, quindi bisogna un po' adattare tra calabresi. No, lui ha il suo ruolo, secondo me. Lui fa bene anche la mezzala, però fa bene anche lì, lui è uno dei due ruoli che fa bene, ma lì insomma, ecco, faccio... Ecco, poi Sibi, dove tu, diciamo, sempre più centrato anche nelle uscite, magari che una volta erano un po' sotto il tallone d'Achille, adesso è più sicuro. Ecco. Ma lui nelle uscite più che tallone d'Achille è che lui rischia cose che gli altri non rischiano, no? Chiaro che ti prendi delle responsabilità e può essere... Mister, buonasera, anche io faccio una domanda sui singoli. Ha sempre parlato di che non esiste un 11 titolare. Però adesso torna Manfrin e Rigues, anche lui sempre più convincente. E lì sarà veramente dura sceglierne uno. Altrimenti li alternerò, vedremo le partite in partita, insomma. Poi c'è da dire che Gianni può fare anche il braccetto, vero? Perciò, insomma, è importante avere questi problemi, perché oggi
che mi è mancato per esempio Calabrese, se non avessi avuto Amadio cosa facevo? Calabrese è un problema fisico? Ho sentito un pizzichio lì nella zona tra l'Illo Psoas e l'adduttore, e il tendine, speriamo che sia sul tendine, adesso vediamo, ho fatto una prima ecografia dove non si vede niente, vediamo la prossima, cosa si può fare? Ultima domanda, si può già fare un bilancio di questa parte di stagione o meglio farlo magari al giro di boa? No, il bilancio al momento è buono, abbiamo visto però che quando trovi squadre che aggrediscono tanto, così ormai sta diventando un po' una moda l'uno contro uno tutto campo, lì è dura, specie per noi che abbiamo giocatori tecnici magari più che, capito? Mi diceva Paolo Cannavaro che ai suoi giocatori piace giocare così, e gli ho detto Paolo, anche ai miei l'ho notato ancora anni fa, perché ai giocatori piace aggredire in avanti, lo vedono come ruolo da protagonista, e rientrare, il coprire così, la vedono come ripiegamento di un esercito in disfatta loro, no? Sai, la rotta proprio che... Invece loro piace attaccare in avanti, mi ricordo ancora anni fa quella nostra prestazione mega, che poi abbiamo perso il 94esimo col Padova, squadra all'epoca molto superiore a noi, rendendo gli alti alti, li abbiamo messi in grossa difficoltà, insomma. Se tu riesci a farlo, anche noi con loro abbiamo fatto abbastanza così, diciamo, anche oggi, anche noi, insomma. Grazie mille. A posto.